Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video sul canale. Oggi già vi anticipo che il fantastico rumore, la canzone di sottofondo sarà gentilmente offerta dal bimbo demone del piano di sopra che sta urlando mamma senza che nessuno lo calcoli minimamente da circa un'ora. Siccome non posso più aspettare perché non ho la, cioè ho la base fatta ma non è fissata, ho giusto il fondotinta e basta, non potevo aspettare oltre perché fa veramente troppo caldo, quindi non posso stare qua tutto il giorno a aspettare che il demone finisca di piangere. Volevo innanzitutto mostrarvi i capelli perché comunque è passato un po' di tempo. Ho fatto la tinta forse una settimana e mezza fa, due. Vabbè, nel mentre, siccome mi sto allenando un bel po', facendo la doccia praticamente ogni giorno, sta perdendo sulle radici ancora in realtà bello fluo, ma sono molto contenta perché si è stabilizzato. Ho aggiunto ogni tanto, solo una volta, un goccino di colore alla mia maschera bianca per i capelli di Mermaid & Me, e bellissimi, cioè raga, li adoro. Sono molto felice che i capelli vi siano piaciuti, ma oggi siamo in un video un po' particolare perché vi ho chiesto in un post della community, che vi chiedo sempre di andare a dare un'occhiata ogni tanto, di attivare le notifiche perché ci tengo, vi ho chiesto, visto che stiamo crescendo molto velocemente, io vi ringrazio, vi amo, sono molto molto contenta, che tipologia di video avreste voluto vedere. Sì, mi avete richiesto ovviamente video sempre sui capelli, magari ricette, video sul paranormale, l'astrologia, la stregoneria. Ci arriveremo, ho in mente un po' di video a questa tematica, magari già prossima settimana o quella dopo ancora vedrete qualcosa, sono molto excited. Però mi avete chiesto anche video makeup specifici, quindi oggi ho deciso di fare un video totalmente dedicato a SheGlam. Per chi non sapesse cosa fosse SheGlam, SheGlam è il brand beauty di Shein. Di Shein, che mi hanno mandato gentilmente un sacco di prodotti che neanche ancora ci sono sul sito in anteprima, quindi li proveremo appunto in anteprima noi, e ringrazio Carrie, che è la ragazza che mi segue di Shein, per questa bellissima opportunità. Vi faccio già una premessa, ovviamente ho molti prodotti, non per una base completa, infatti le sopracciglia sono fatte un po' male, però le sopracciglia perché sono del colore sbagliato perché ho finito il prodotto di make-up, quindi sto usando una pomade troppo scura secondo me, e ho già messo il fondotinta, niente correttore perché ultimamente appunto fa troppo caldo, non ho bisogno. Se vedete la mia pelle qua screpolarsi, aprirsi man mano che andiamo avanti nel video, è perché ho la dermatite da stress che mi è uscita in quarantena. Peggio di così non può andare. Vi mostro brevemente i prodotti che ci hanno inviato. Allora, innanzitutto mi sono arrivate due palette viso, una appunto una per gli occhi e l'altra invece appunto palette viso, quindi illuminante, blush, una specie di bronzer, adesso testiamo tutto. Mi sono arrivate incastrate dentro questi cosi di polistirolo, così che non siano arrivate assolutamente rotte, e all'interno di tutto lo scatolone, nonostante sia comunque abbastanza vuoto in realtà perché i prodotti che ho preso sono piccoli, c'era un sacco di pluriball, quindi è arrivato tutto sano in salvo e in neanche due settimane. Tra l'altro vi anticipo già che avrete un codice sconto che è Q2 Alice F, ma ve lo lascio scritto anche qua sotto, che vi manda e che vi permette di avere un 15% di sconto su tutto il sito di Shein, quindi sia vestiti che make up, perché è tutto venduto sullo stesso sito, del 15% su una spesa di almeno 39 euro, che adesso so che è tutti quanti scattata la Shein mania, quindi appunto penso che ci arriverete tranquillamente. Soprattutto questo make up è tutto totalmente low cost, perché se non sbaglio nessuno dei prodotti supera tipo i 12-13 euro, siamo tutti al di sotto. Altra piccola premessa, io ho chiesto alla ragazza, siccome utilizzo appunto solo make up cruelty free, siccome viene dalla Cina, se make up cruelty free, lei mi ha assicurato di sì, anche se non c'è ancora una certificazione, quindi io confido nella sua sincerità, perché se no non avrei accettato la collaborazione, e voi sapete come sono su questo argomento. Ma bando alle ciance, vi faccio esplorare tutto. Nella sua scatola di carta troviamo la SheGlam PC, c'è scritto in trasparenza, che è una 3D Pro Face Palette, quindi questa qua è la palette viso. Vedrete segni delle dita perché ho provato a sgocciarli e adesso vi farò vedere. Vabbè, arriva con la sua pellicola. Allora, contiene due illuminanti, uno più bianco e uno più dorato, penso andrò a usare questo perché
sono pallidina. Un blush illuminante color pesca, ci sono diverse tonalità in base al tipo di incarnato, quindi se preferite appunto cose un po' più calde, questa qua è la più chiara di tutte perché appunto sono molto pallida, mentre qui io non avevo notato, infatti si nota dallo swatch, è un bronzer sempre illuminante, per fare il contouring proveremo, che però è sotto forma di crema, anzi è molto illuminante, ma magari è un illuminante. No, no, raga, è per il contouring, c'è scritto dietro, però se vedete, cioè, è molto molto illuminante. Quindi non lo so, adesso poi proveremo la palette viso. Abbiamo una palette occhi, in questo caso si chiama Bubblegum Palette. La Bubblegum Palette è una delle esclusive, infatti ringrazio per questa opportunità. C'è tre diverse tipologie di palette, io ho scelto quella con i colori che più si adattano, vi tolgo anche qua la pellicola, alla mia tipologia di colori. Quindi troviamo dei pastello lilla, questo verdino acido pastello, ma poi non so se lo notate, c'è questo verde acido qua che è super reflective, super shimmer. Quindi adesso vedremo cosa andare a fare, però contiene 4 colori shimmer, di cui 2 marmorizzati, sì, questo verde si nota meno, ma anche lui è leggermente marmorizzato, e gli altri 5 sono matte. E questa qua è la palette occhi in esclusiva. Non so tra quanto sarà disponibile, ma trovate un sacco di diverse palette. Tra l'altro questa qua secondo me è molto simile a quelle di Colourpop, che non ho ancora provato, però la tipologia di pack è molto simile ed è molto molto bello. Come blush però non andrò a utilizzare solo quello lì in polvere, ma anche lui. A parte che trovo il packaging sia strepitoso e sembrano i gloss di Fenty, hanno molti prodotti il cui packaging è tipo un dupe di Fenty. È un Cream to Powder Blush, questo qua è il colore dolce vita, ha questa specie di cuscinetto, voi lo andate a tappettare sul viso e spalmandolo con le dita diventa una specie di powder, quindi non rimane unto. L'ho provato su una mano, l'ho swatchato, molto molto interessante. Poi abbiamo liquid eyeliner, di quelli che come piacciono a me, nel senso che anche se ha il feltrino è molto sottile, molto preciso e dovrebbe essere waterproof. Tra l'altro mi piace un sacco il pack perché sembra comunque di classe. E questo bellissimo mascara che mi piaceva, come sempre, per chi mi segue da un po' di più, per lo scovolino, perché è molto molto sottile e a me piace che non abbia troppi fuffi. E ovviamente da un lato è piatto, dall'altro si allarga. Molto interessante anche questo. Ho anche 2 rossetti pack, sono veramente assurdi. Retro Rosé o Retro Rose e Rendezvous, che è un pelino più scuro, però sono entrambi molto interessanti. Dopo scegliamo in base al makeup cosa ci stia di più. Per ultimo, ma non per importanza, 3D Mink Lashes. Ero molto curiosa di provarle, dopo vedremo se devo tagliarle tutto, però hanno la banda che mi sembra molto spessa. Come sapete io sono fanatica delle lashes con la banda molto molto spessa, quindi proveremo anche queste. Direi di non perderci in chiacchiere e iniziare subito. Allora, io direi di testare il nostro bronzer illuminante per fare il contouring. Mi avvicino leggermente così che io possa vedermi qua anche allo specchio. Chiedo scusa per le condizioni della mia pelle. Prima che mi si sciolga la faccia, vado a prenderlo con questo pennello di Real Techniques che appunto utilizzo solitamente per il contouring in stick di Fenty. In fotocamera si vede addirittura di più di quanto risulti dal vivo, perché è molto illuminante. Però a me piace perché dopo, vabbè, ovviamente sistemerò tutto con la Beauty Blender. Faccio sempre così per dare giusto un primo strato. È molto molto illuminante. Non vorrei facesse troppa chiazza, infatti per quello non ho fissato la base, perché voglio evitare appunto chiazze strane. Ho tutto il fondotinta lucido, sembro strasudata. Che meraviglia. Non lo so, secondo me è molto molto lucido. Adesso vado a provare poi con il fissaggio della cipria e vediamo. Lo sistemo leggermente con la mia Beauty Blender inumidita. Faccio sempre così per amalgamarlo al fondo. Io non faccio grandi contouring perché, cioè, su di me non va a snellire così tanto il viso. Che bello, adesso si vede anche questa fantastica macchia che mi è uscita sulla fronte. Non lo so, non vorrei che mi desse un po' la sensazione di avermi diviso il fondo, ma lo scopriremo tra poco. Vado a prendere il nostro cream to powder, liquid blush, il mio appunto è il 104 Dolce Vita. A me piace fare una specie di blush che arriva fino alle tempie, un po' come si faceva una volta. Ne metto giusto 3 tap.
lui è molto carino. Devo trovare il modo migliore per metterlo senza disfarmi tutta la base. Proviamo anche qua con la Beauty Blender, vediamo qual è la soluzione migliore. Tra l'altro anche lui mi sembra che venga tipo 4 euro. No, lui mi dà meno la sensazione di vedermi il blush nel fondo. Però ho paura che se lo mangi un po' troppo la Beauty Blender, quindi va ripassato diverse volte, ma tanto dopo usiamo anche quello in polvere, vediamo come ci va. Mi rendo conto che sia il tutto molto illuminante, che quindi rifletta veramente un sacco la mia faccia, cioè anche sulla punta del naso, cioè come se avessi già messo l'illuminante. Faccio l'altra guancia e vi faccio vedere il complesso. Ok, ho dovuto fare diversi strati di blush, appunto, spero sì. Noti, forse così leggermente meglio. Ho già fissato tutta la mia base con la mia cipria di Nabla, perché appunto purtroppo non ho scelto una cipria, mea culpa. E in questo video appunto mancavano la cipria principalmente e il prodotto sopracciglia. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande. Riprendo la mia palettina di She Glam. Prendo un pennellino, lui è piuttosto pulito, prendo questo pennellino di Real Techniques che uso per i blush e prendo questo qua che appunto è il nostro blush pescato, dovrebbe essere illuminante, quindi vediamo. Allora, bello, è molto bello, cioè personalmente. Spero, allora si nota già che è piuttosto riflettente e a me questa cosa piace tantissimo. Io spero sia anche il tutto, perché io so di essere troppo pallida per questo tipo di video. Poi vabbè, a me il blush piace sia sul mento. Guardate quanto illuminante. Allora, secondo me è molto comoda come palette. Come palettina tutto in uno da viaggio, soprattutto se siete persone che si truccano poco, quindi che può servirvi uno, vabbè, sia un prodotto che abbia tutto, ma sia se volete giusto dare un po' di colorito, un po' illuminante, senza dover andare a utilizzare altri prodotti. Cioè, è bellissima anche così, però secondo me è ottimale se vi truccate poco. Quindi siccome so che molti di voi che mi seguono non si truccano particolarmente, motivo per cui avevo un po' smesso di portare del make-up, però appunto se vi fa piacere, ricominciamo, può essere molto comoda. Prendo un pennellino con la punta puntosa e prendo questo illuminante qua e lo vado giusto a mettere solo nell'arcata sopracciglia. Io solitamente utilizzo un pennellino un po' più thick, ma avendo le sopracciglia già fatte off camera, non volevo rovinare il tutto. Allora, dalla videocamera è super reflective e non è neanche gessato, raga, cioè non lascia il segno. Se vedete, lo sto sfumando. Tra l'altro è molto leggero, cioè all'inizio sembra quasi che non scriva quasi. Ovviamente so che questo non è il pennello adatto, però come ho già detto è per non rovinare le sopracciglia. Prendo questo che è il mio pennello per l'illuminante, è il mio preferito di dei miei pennelli di Lush, non so se li avete mai provati, tra poco dovrebbero arrivare forse nei negozi. Sbatto un po' l'eccesso. Wow! Raga, cioè dalla fotocamera, e raga non è gessato, cioè non mi ha lasciato il segno, di solo poi lo risfumo anche. Cioè, io da una palette di illuminanti che costerà neanche 10 euro sono stupita. Prendo lui che è un pennello fuffoso che lo utilizzo solo per togliere i residui. Vado a scaricare un po' per evitare appunto che faccia l'effetto gesso, ma fa proprio effetto bagnato. Cioè raga, sono piacevolmente stupita. Per il naso io utilizzo questo pennello, sì, arancione, perché è quello del mio blush. Prendo un po' di lui e lo vado a mettere qua sotto sulla punta. Allora, questo blush è poco pigmentato, ma sarà perché a me piace che sia piuttosto evidente. No, si nota. Riprendo il mio pennellino, quello puntoso, per i dettagli. E vado giusto a fare la punta qui e a illuminare giusto l'arcata del naso per farlo un po' più snatched. Cioè, raga, l'illuminante. Io
basita, pazzesco. Devo dire che anche questo blush mi sta piacendo tantissimo, raga, è molto trasparente, ci sono un sacco di shade, quindi potete veramente trovare la sfumatura perfetta. A me lui piaceva perché è un po' pescato, semplicemente così sapete la differenza dagli altri. Passiamo agli occhi con la nostra Bubblegum. Meno male che l'altro giorno ho pulito i pennelli. Allora, non voglio fare nulla di troppo impegnativo, ma magari faccio due trucchi diversi sugli occhi. Ho fissato il fondo e ho fatto già le pieghe, fantastico. Facciamo due tipologie di trucco occhi diverse per provare quanti più ombretti possibile. Io direi di partire da Peach, questo qua più pescato, con un pennello fuffoso normale. Allora, primo impatto non sembra super pigmentato, perde un sacco di polvere, ma vediamo come risulta. Quasi inesistente. Provo a zoomare, vi chiedo perdono appunto per la mia faccia, ma piuttosto distrutta la mia povera pelle. Ah, ok, ha una base molto bianca, non so se voi riuscite a vederlo, forse pure più di me, molto pastellosa. Lo uso come base su tutto l'occhio. Ovviamente è un bel pennellozzo da sfumatura. Tra l'altro, se vi può interessare questo, vi lascio il link ai miei pennelli fave, questi qua li prendo da Amazon. Allora, non sembra super buildable, quindi non si possono fare diversi strati, però mi aspettavo di meglio. Provo a prendere un pennello un po' più compatto e vado a prendere, proviamo Taro, questo lillino qua un po' più intenso, a vedere se riusciamo a intensificare. Ma sono io che non lo vedo? No, non mi sembra si veda manco dalla videocamera. Allora, sicuramente un po' più presente, ma sono molto pastello, quindi se cercate palette molto delicate sicuramente va bene. È anche vero che appunto costa 10 euro. Vado a metterlo anche nella rima inferiore. Allora, questo qua è praticamente tutto Taro, nel senso che l'ho ripassato con un pennello più ciccioso. Però non lo so, cioè, tipo qua su è come se non risultasse, cioè è quasi sparito. So che lui appunto non è il pennello adatto, ma è il mio preferito per gli ombretti perché li rende ancora più visibili, quindi sono molto contenta di ciò. Vediamo. Provo ad andare con le dita, così che vengano meglio, a usare uno shimmer e a sto punto direi proviamo Lace. Allora, è molto carino, sembra quasi specchiato, iridescente. Mettiamolo tutto sopra per un bel look luccichevole. Io non lo vedo. Proviamo anche Meet Me, che quello sarebbe quello marmorizzato. Anzi, diciamo questo dito. Ho rovinato il marmo. Sarebbe lui, non si vede una cippa. Ok, lui mi sembra un pelino più presente, fa più effetto bagnato. Magari sono io che lo vedo, ma la videocamera forse non rende. Ok, questo è il primo occhio. Non sembra cambiato assolutamente nulla. Ma ora andiamo a fare il secondo occhio. Riprendo sempre Bubblegum, ma facciamo i toni un po' più caldi, cioè più giallognoli. Quindi prenderò Gold Link, che è questo giallo pastello. Io l'avevo scelta pastello la palette perché pensavo, cioè in realtà raga ci sono molte palette in versione rettangolare molto molto pigmentate sul sito, ma io appunto avevo scelto questa perché sono i miei colorini, lilla, giallino e pastello. Prendo sempre un bello fuffoso, così vediamo l'impatto. Scusate, dov'è il mio giallo? Facciamo una bella cosa. Questo qua sarebbe il glitter primer di NYX. Vediamo se funziona, cioè se magari è preferibile utilizzarla come con la palpebra bagnata, ma io non sono solita farlo perché poi dopo mi fa tutte le pieghette durante la giornata e quindi io sono abituata a fare diversamente. Proviamo così. Riprendo Gold Link, tra l'altro sto facendo tantissima polvere. Sbatto leggermente. Non sto grande miracolo, ma già qualcosina.
rispetto a prima. Comunque dicevo, ci sono anche delle palette in versione rettangolare che hanno colori un po' più vividi. Forse la prossima volta proverò una di quelle, perché questa qua mi ha un po' delusa. Non per qualcosa, ma perché... cioè, io ho delle palette pastello e vabbè, chi mi segue lo sa, tipo quelle di Huda, delle The Nude, che hanno dei lillini molto pastello, e tante altre, tipo guardate la mia inferiore dove non c'è il primer, già è sparito l'ombretto, vabbè. Facciamo una bella base tutta gialla, quel poco che si vedrà. Poi prendo il retro di questo pennellino e vado a prendere Earth, che è sempre pastello, però è tipo un rosa antico marroncino, e direi che lo utilizzerò. Oh, raga, questo è molto più pigmentato degli altri, il che mi dispiace perché utilizzo pochissimo questo tipo di colori, ma lo vado a mettere tutto qui, poi dopo vado a sfumarlo. Purtroppo, avendo metà dei pennelli da asciugare, mi è rimasto questo pennello di Anastasia, prendo Earth, sempre, e lo utilizzo per sfumacchiare qua, per allungarlo leggermente, come piace a me. Sì, sfumato anche lui, cioè, non c'è, dov'è? È sparito. Però, vabbè, diciamo che come speranza mi sono rimasti ancora l'eyeliner e le ciglia finte, cioè, raga. Riprendo un goccino di primer. Questa volta prendo un pennello da pittura, sì, utilizzo questo tipo di pennelli per fare i dettagli dei miei make-up strani. E lo vado a mettere qui. Disegno l'arcata in cui voglio andare a mettere i glitter, perché principalmente è per i glitter, quindi vediamo se qua i glitter si vedono meglio. Con un pennellino così un po' più piatto vado a prendere in questo caso Mimosa, che è il verde acido. Oh, ok, ho fatto un buco, raga, è cremoso. Allora sono questo qua, Meet Me e Mimosa, sono leggermente creamy, quindi sono schiaccevoli. Proviamo a vedere se è così. Oh, ok, ok. Ora direi già meglio, provo a metterlo con le dita, vediamo se c'è tanta differenza. Ok, raga, l'errore allora è stato mio, che essendo molto chiari funzionano meglio con una base bagnata, quindi non avrei dovuto fissare il trucco sugli occhi, ma tanto in realtà penso di farvi un trucco un po' più particolare, vediamo se riesco a trovare altri modi di utilizzarla, ve lo mostrerò su TikTok e magari lì a sto punto lo farò a cipria bagnata, cioè a palpebra non fissata, perché guardate la differenza tra quest'occhio e questo, palpebra fissata i brillantini non ci stanno. Mentre di qua è pazzesco. Raga, è veramente bello da questo lato. Mi piace molto, anche se speravo che il giallo fosse più visibile, perché il marrone anche qua sta sparendo. Ma lo shimmer approvato, però con primer, raga. Siamo all'eyeliner. L'eyeliner dovrebbe essere waterproof, e ci ho pensato ora che stamattina, swatchando il tutto, tutti gli ombretti adesso se ne sono andati, ma non il nostro eyeliner, che persiste il signore. Cioè, anche strofinato dopo una doccia, una bella sudata, è ancora qui, però lo agito bene, perché ho notato quando l'ho messo che sembrava molto liquido, quasi si separasse, non vorrei facesse la stessa cosa. Ha il pennino così sottile in feltro, ma sembra assorbire molto colore. Mi avvicino leggermente per mostrarvi il tutto. Ok, molto bello. Ci sta, lo riempio all'interno. Penso abbia un effetto tipo lucido, un finish lucido, perché mi sembra da là che abbia dei punti vuoti, però sono un po' distratta. No raga, potrebbe essere una mia stupidissima impressione. Allora, ho fatto entrambe le linee di eyeliner, aspetto che si asciughino perché l'ho già fatto un puntino qua su, probabilmente per mascara. Ho chiuso gli occhi troppo presto. Allora, devo dire, ho provato, sono riuscita a fare anche le lineette sotto, che solitamente riesco solo con l'eyeliner di Banana Beauty, quindi è molto molto preciso, mi piace. Sono ancora flashata da questo illuminante, cioè la palette viso per ora è il mio must. Vado ad applicare il mio mascara, appunto, ho fatto in modo che
con lo scovino piccolo si riescono a prendere tutte le ciglia. Metto un po' così in modo che riusciate a vedere l'effetto. Io vabbè ho le ciglia piuttosto corte, infatti uso molto spesso le ciglia finte. Sto già usando il brow il Lash and Brow Booster di Airburst, quindi vediamo poi quando funziona. Vabbè raga, mascara sulla palpebra. Allora, personalmente non male, cioè per me che ho poche ciglia è molto buono. Mi piace che sotto rimane molto pulito, quindi non va a sbattere e a fare sporco nella rima inferiore. Che ne dite? Secondo me la differenza si vede, mi piace, devo dire che è approvato. Allora, l'ho messo in entrambi gli occhi, in entrambi i casi ho fatto un danno, quindi adesso aspetterò che si asciughi, vado a tagliare le ciglia finte, a vedere se sono nella giusta misura e ci vediamo per l'applicazione delle ciglia. Allora, ho aperto le mie ciglia. Ah, tra l'altro poi di tutto vi lascerò i vari link, perché queste qui vanno per numero di serie. Vi lascio qua sotto quelle che ho scelto io perché non trovo il numero. Guardate, cioè, raga, sono stramorbide, mi piacciono. Ho già accorciato le mie. Mi raccomando, quando dovete accorciare le ciglia, accorciatele soprattutto tipo queste, che non so come farvi vedere, che vanno dalla parte decrescente a quella crescente per dare la forma ovviamente all'occhio. Tagliate sempre i ciuffi finali perché sennò poi perdete la forma della ciglia. Ah, vedo molte persone attaccare le ciglia e poi mettere il mascara per unire il tutto. Io piuttosto, se vedo che con alcune ciglia che magari sono più rade si vede tanto la differenza delle mie ciglia, metto la matita nera nella rima superiore per dare uno sguardo un po' più intenso, però sembra che tutte le ciglia siano due. Ho messo la colla, aspetto qualche secondino, siccome spesso mi chiedete come incolli le ciglia finte, prendo la colla, prendo delle semplicissime pinzette per sopracciglia, le prendo qua al centro, aspetto che si asciughino. Poi in realtà ogni volta la mia risposta è un po' sempre la stessa, sono noiosa, la mia risposta è sempre a tutto è questione di pratica, perché effettivamente è questione di pratica, perché io so esattamente poi come andare a mettere, adesso dirò queste cioè me le trovo tutte storte. L'importante è che la parte finale sia ben attaccata alla fine dell'occhio. Ok, vado ad appoggiare al centro, queste sono, le sistemo contro la palpebra quanto più a filo con... Ok, l'ho sistemata leggermente. Ovviamente non a tutti piace il fatto che a un certo punto si stacchi la cosa, a me non fa né caldo né freddo. Semplicemente io non metto, come vedete, l'eyeliner fino alla fine, ma da metà palpebra, poi cambia in base alla forma. Però sono molto fluffy, sono molto belle, sono molto spesse. Non le metterei tutti i giorni perché sono troppo pesanti. Cioè, vabbè, lo dico io che metto quelle in Unicorn Cosmetics tutti i giorni. Ma sono too much, cioè sono meno naturali di quelle che utilizzo di solito. Però sono molto belle. Ovviamente le ho scelte io extra, perché di extra le ho quasi finite. Però ovviamente ci sono anche più naturali. Non so se sono strane io, ma sembrano diverse una da un occhio e una dall'altro. Sono uguali. Vabbè, mi stavo scordando, sto per dire conclusioni finali, ma in realtà no. Il nostro rossetto, in questo caso ho scelto Retro Rose, e io il rossetto, ultimamente sono in fissa con quelli in crema. Allora, è molto bello. Io il rossetto in crema lo applico così, e poi lo strofino, come sempre i makeup artist che stanno visionando il video, mi dispiace, non sentitevi male, ma serve per scaricare un po' il colore, perché mi piace più tipo effetto così sfumato all'asiatica, perché ho le labbra molto carnose, se no su di me i rossetti risultano tipo flash. Allora, conclusioni finali sui prodotti di Shein. Allora, le ciglia mi piacciono molto, devo capire, magari avendo due trucchi diversi sta sbilanciando anche il tutto. Sicuramente la palette viso PC è approvatissima, mi piace un sacco. Forse il contouring è un po' invisibile, forse ho sbagliato qualcosa io, ma la ritesterò. Però l'illuminante, raga, cioè si vede dallo spazio, dagli alieni negli extraterrestri. Il blush è molto carino come blush illuminante, va a rafforzare questo effetto molto luminoso. E secondo me appunto per l'estate è perfetto per chi non vuole truccarsi troppo, ma giusto darsi un po' di colorito. Ah, raga, andava shakerato.
Upsi, magari cercheranno ancora più pigmentato. Lui mi piace tantissimo, un prodotto che trovo molto bello per l'estate, magari va a fare meno crosta essendo più cremoso e meno secco. L'eyeliner, bello se cercate una cosa waterproof che sia anche economica, perché se non sbaglio lui viene tipo 6 euro, qualcosa del genere, ma qua sotto tanto troverete tutti i link dei prodotti. Il rossetto buono, ha un odore un po' strano, tipo di plastica, però in realtà non mi sta seccando ed è completamente matte. Non vi faccio vedere il labbro troppo da vicino perché sono secche. E che dire, sicuramente se voleste acquistare palette, forse la bubblegum è quella un po' più pastello, cioè la linea nuova sono tutte molto chiare, ma questa è tanto pastello e gli shimmer quasi invisibili, a meno che non usiate una base bagnata, quindi direi però con base bagnata. Il mascara mi è piaciuto, in realtà devo dire che anche lui bello provato. Magari in futuro proveremo qualcos'altro di questo brand se vi fa piacere e lo proveremo insieme, fatemi sapere voi che ne pensate e ditemi se acquisterete qualcosina da Shein, SheGlam. Qua sotto vi lascio il codice sconto, non è affiliato, non ci guadagno assolutamente nulla, però me lo sono fatto dare apposta per voi e dura fino al 30 giugno, quindi mi raccomando, avete un paio di settimane per ordinare. Niente, noi ci vediamo al prossimo video. Se questo video vi è piaciuto e vorreste altri video di make up, per ogni richiesta fatele qua sotto nei commenti, io cercherò di leggervi tutti la maggior parte, cioè vi leggo tutti, e qua sotto troverete anche tutti i miei social se avete piacere di seguirmi anche in altre piattaforme, totalmente gratuito. Attivate la campanellina e lasciate un like. Noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video.